dal 46 in auge. Beh, veramente dal 48. Non esageriamo sempre. Dal 48 nel 50, come vuole lei. Però da molti anni in auge, chissà quanti regali ha avuto. Beh, veramente me li sono sempre fatti, Costanzo. Ogni film mi regalava una cosa. Ah, qua mi ha detto una piccola bugia, perché mi risulta una volta che lei andò a Cuba, a Fidel Castro, le mandò dei fiori. Tante rose. Io so che con altre attrici è stato ancora più entrante Fidel Castro. E con lei, me... per esempio, non, a lei non le ha mai detto... Venga a vedere delle stampe rivoluzionarie. No, Costanzo, forse lo sentono che non sono il tipo di andare a vedere delle stampe cinesi o delle collezioni di smeraldi, grazie. Ma come fu? No, invece io ho fatto la televisione. No, io ho conosciuto molto bene sia Fidel Castro che Raul Castro. Io sono andata a fare la televisione ed ero in Messico in quel momento. Mi hanno invitato a fare la televisione. A un certo momento mi hanno mandato tante rose. E siccome la prima domanda che mi ha fatto lo speaker nella mia trasmissione, mi ha domandato: signorita Pampanini, usted che opina del Fidel Castro? Cioè, signorina Pampanini, cosa che cosa pensa? Lei era la presidente. Se hablamo bien español. Non ho capito cosa poteva dire. Stando io ho detto, cubana, che è un uomo formidabile, certo, intelligente, certo, che parla molto bene, certo, però voi cittadini l'avete eletto primo ministro, primo uomo della vostra Repubblica, sta a voi giudicarlo, non a me che sono un'attrice italiana. No, signor ministro, non esageriamo. Quando mi domandano una cosa, rispondo quello che penso. Certo, e siccome Costanzo ne dice parecchie, fa parecchie domande, no, per carità. Ah, credevo che non dovessi parlare. No, Costanzo, non le darei mai un calcio. Allora, non so se avete visto, perché il campo era un po' lungo, allargato, ma erano ospiti Giovanni Negri, altissimo, D'Alema e naturalmente Silvana Pampanini. Vi avevo detto di stare attenti al teleschermo. Vediamo se qualcuno di voi ha visto qualcosa che adesso non c'è più sul teleschermo di casa. Nessuno? Ma no, come, lei risponde a tutti i quiz di buongiorno e lei non risponde?